vogliamo inaugurare questa nuova rubrica che si chiama Travel Shopping. A me piace tantissimo vedere cosa la gente riporta dai viaggi e mi piace fare shopping durante i viaggi, quindi questo video nasce con questa filosofia, quindi farvi vedere e raccontarvi un viaggio attraverso gli oggetti che ho riportato a casa. Oggi vi parlo di un viaggio incredibile, meraviglioso, di cui non smetterò di parlarvi per un bel po', che ho fatto, e che è il viaggio in Madagascar. È stato un viaggio bellissimo, ho scoperto un paese incredibile e oggi voglio farvi vedere quello che ho riportato a casa, che sono prevalentemente oggetti di artigianato locale, che vi raccontano anche un po' della popolazione malgascia, di quello che fa e dei prodotti che si possono trovare in questo paese. Cominciamo con questi. Questi sono dei piccoli animaletti fatti di rafia e sono fatti ovviamente a mano, intrecciando questa rafia e dipinti a mano. Continuando a parlare di materiali naturali, ho preso queste tovagliette. Queste sono delle tovagliette all'americana, molto semplici, con i loro sottobicchieri, che ho trovato molto carine per vari motivi. Intanto per il colore e poi perché mi piace ricordarmi dei viaggi con oggetti che posso usare nel quotidiano. Questi sono dei sottopiatti in realtà, perché sono sei, che però ho visto usare anche come sottopentola. Mi piacciono perché sono dipinti con questi colori molto accesi e sono colori che tornano molto nell'artigianato malgascio, così un po' arcobalenati. Li ho trovati molto allegri, poi quando li ho visti usare mi sono piaciuti ancora di più e quindi ho preso questo set, penso che ne terrò uno e regalerò gli altri. Un'altra tradizione malgascia è il ricamo. Le donne malgasce ricamano benissimo e spesso si vede vicino alle bancarelle, vicino ai negozietti, le donne che ricamano gli oggetti che poi sono venduti nel negozio. Ho preso questo per la mia nipotina, è taglia 2 anni e ha questo ricamo appunto smock con queste margheritine che sembra proprio quei vestitini che usavamo noi quando eravamo piccole. Per Viola ho preso un vestito simile, solo con le manichine, che ha sempre un ricamo, però questa volta sono scene di vita quotidiana malgascia, sono questi bimbi che giocano, che saltano la corda, che hanno un carretto, c'è il baobab, quindi mi è sembrato molto carino e tra l'altro è un colore bellissimo, questo azzurro cielo. Proseguiamo sul ricamo perché ho delle cose bellissime da farvi vedere, ne ho prese ben 4, non solo perché costavano molto poco, erano intorno ai 15 euro l'una, ma perché sono veramente belle. Sto parlando di tovaglie. Le tovaglie le troverete ovunque in giro per il Madagascar, sono fatte lì, sono fatte a mano e sono veramente incantevoli. Olio di ylang ylang. Quello è una pianta con dei fiori molto profumati da cui si ricavano essenze. Questo è un olio da massaggio. Metterlo a fuoco, ma tanto lo faccio dopo. È un olio da massaggio e un olio profumante per il corpo, ve lo vendono un po' ovunque. Ovviamente quando comprate degli oli, delle creme o qualunque cosa da mettere sul corpo e non sono testati, quindi non vengono da un laboratorio, mi raccomando, prima di usarli usate una piccola quantità sulla pelle e lasciatela almeno una giornata per vedere se avete qualche reazione. Di solito io non ne ho, ma... Spezie. Il Madagascar produce tantissime spezie e caffè e cacao, ma soprattutto la vaniglia del Madagascar. Ho preso la vaniglia, non ho mai sentito qualcosa con un profumo simile, infatti mi hanno raccomandato di tenerla separata da tutto il resto delle spezie, altrimenti avrebbero preso tutto l'odore di vaniglia. Oh mio Dio, sarò tutto il giorno così adesso che l'ho ritirata fuori. Cannella. La cannella, io non lo sapevo, è una corteccia, è la corteccia di un albero che viene prelevata in pezzetti molto sottili, fatta seccare e questo è il risultato. Questo è un limone che cresce solo in Madagascar, non ricordo il nome, ve lo scriverò qui sotto. Comunque ha una ha la caratteristica di avere una buccia molto spessa e poca polpa, ma è molto 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 profumato e aromatico e si usa come condimento per carne, pesce, salse, sughi, creme, eccetera. Non ultimo, cioccolato. Visto che siamo andati in questa piantagione dove lo crescevano davanti ai nostri occhi, c'erano le bacche e tutto quanto, perché non prendere del cioccolato puro per fare dolci o la classica cioccolata in tazza tradizionale? Anche questo non vedo l'ora di usarlo. Calamite, perché chi non riporta le calamite durante il viaggio? Forse voi no, vabbè, io sempre. Queste sono di legno, sono sempre fatte a mano e sono 2 baobab e 1 baobab con il lemure. Quarzo.
Ho preso sia piccoli pezzetti di quarzo che un pezzo più grande, è una pietra molto diffusa in Madagascar che a me piace tantissimo e ho pensato fosse molto bello come regalo o semplicemente come cosa da tenere per noi. L'ultima cosa che vi voglio far vedere sono delle borse. Queste sono delle borse molto tradizionali che vendono ovunque, sono sempre fatte di rache e altri materiali naturali. Hanno queste decorazioni floreali, questo è il modello piccolino, quindi diciamo da passeggio, però quelle che mi sono piaciute di più e che ho preso in grande quantità, ne ho prese tre, una per me e due da regalare, sono queste, sono le borse da spiaggia. Mi piacciono molto non solo per la fantasia e per i colori, ma perché dentro hanno questa fodera e tirando un laccetto si chiude interamente, quindi non sono quelle borse da spiaggia che rimangono aperte e diciamo c'è il rischio di far cadere cose. C'è questa qui che è rosa, c'è questa qui che ha sempre lo sfondo neutro ma ha i fiori multicolore e ha la fodera verde, e infine c'è questa qui che è tutta multicolore con questi riquadri e la fodera color crema. Secondo voi quale tengo? Io sono un po' per quella rosa. Il mio shopping del Madagascar finisce qui, spero che vi sia piaciuto, ma soprattutto spero che vi abbia raccontato qualcosa di più sull'artigianato locale di questo paese bellissimo. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e se volete aspetto i vostri commenti, ditemi cosa vi è piaciuto di più, cosa non avreste comprato, cosa avreste comprato di più e quale borsa dovrei tenere.